Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Tito Boeri, Buonasera. economista e da 3 mesi nuovo presidente dell'INPS. Grazie per aver accettato il nostro invito alla sua prima intervista televisiva, se non È erro. vero. E buonasera Roberto Bagnoli, giornalista economico del Corriere della Sera. Buonasera. Allora, professor Boeri, lei ha raccontato di aver avuto un'ora di tempo per decidere se accettare la nomina a presidente dell'INPS. Quali erano le ragioni del no e che cosa poi alla fine l'ha fatta decidere per il sì? Il fatto che ho pensato che non avrei potuto continuare a fare quello che avevo fatto sin lì di fronte ad una proposta di questo tipo. Lei sa, ho scritto per molto tempo, ho fatto anche molte critiche all'azione del governo, al modo con cui venivano gestiti i problemi dello Stato sociale in Italia. Mi veniva data la possibilità di poter mettere in pratica le cose in cui ho sempre creduto. E allora mi sono detto, se io dico di no adesso, di fronte tra l'altro a un mandato pieno, come potrò continuare a scrivere con la stessa, voglio dire, anche ferocia, perché bisogna scrivere anche con la stessa capacità di critica. Non sarò più capace perché mi sentirò sempre a disagio, quindi ho deciso di mettermi alla prova. So che è molto più facile criticare che fare. Questa è la prima lezione di questi primi 3 mesi? Sì, è davvero difficile. È davvero difficile, però penso che ci siano delle grandissime potenzialità e delle cose che possono essere fatte, molto importanti. Perché proprio Credo il Premier Renzi partendo. le ha dato una bella patata bollente comunque, eh. Però se non si parte dal cambiare la macchina dello Stato, questo paese non riparte. Bisogna proprio. E sono lì le cose. È ancora più importante che l'azione di governo, che scrivere le leggi, come vengono applicate le leggi. Questo è un passaggio decisivo su cui noi manchiamo, perché spesso facciamo delle leggi che sulla carta sembrano ben fatte, ma proprio è quel passaggio lì, Quindi. trasformare le leggi in azioni concrete, che spesso manca. Senta, professor Boeri, economicamente lei ci ha perso, lo possiamo dire, no? Perché guadagnava molto di più prima e guadagna di più anche un dirigente di seconda fascia dell'istituto che lei dirige, quindi possiamo dirlo, sono credo 103 mila euro lordi l'anno il suo Sì, ma comunque stipendio, no? è un bello stipendio, non c'è dubbio, però certamente in rapporto a quello di altri dirigenti della stessa organizzazione c'è questa situazione un po' Beh, non è un diversa. po' poco per l'impegno, la responsabilità? Lei avrà dei premi almeno, non No, so, non ho niente. nessun premio, non ho nessun premio, ho scelto di rinunciare a tutti gli altri impegni che avevo tranne il Festival dell'Economia, quindi università, a Londra, Bocconi, eccetera. Più che altro ci sono delle grandi responsabilità che uno prende e dei rischi che uno prende con queste funzioni, perché io sono il rappresentante legale dell'istituto e l'istituto è grande. Di fatto noi praticamente gestiamo il 20% del reddito lordo italiano, quindi lei capisce, sono immense le responsabilità che ci stanno di fronte. Credo che il fatto che fosse remunerato relativamente poco il presidente derivava dal fatto che in precedenza alcuni presidenti precedenti avevano altre Hanno integrazioni perché esagerato un avevano po'. altre cariche, ecco, sommavano altre cariche. Io non ho voluto fare questa scelta, certamente. Roberto Bagnoli, perché Renzi ha scelto proprio il professor Boeri, che peraltro, e noi ce lo ricordiamo bene, da economista, di certo non ha risparmiato critiche a Renzi e al suo governo? Beh, sono usciti molti retroscena a questo riguardo, ipotizzando la volontà del governo di Renzi di mettere la mordacchia al professor Boeri che, come in molte occasioni, è stato appunto, come dicevo prima, ha scritto dei pezzi piuttosto incisivi contro il governo. Io penso che ci sia un po' forse anche questo aspetto, ma soprattutto io penso che si siano trovati su un fronte innovativo. Non tutti forse sanno che il professor Boeri è stato l'inventore del contratto a tutele crescenti, che è il cuore del Jobs Act, che è il cuore delle riforme che finora il governo Renzi ha fatto, in ossequio alle richieste della BCE, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche, se posso spendere una parola in questo senso, un po' di buona volontà, oltre all'altro aspetto che secondo me c'è, i due si combinano ed ecco qua, Boeri all'INPS. Ecco qua Boeri all'INPS. Subito dopo la pubblicità, vedremo che cosa vuole fare Boeri di questo istituto di previdenza sociale, anche perché oggi l'apertura di molti siti di informazione è la notizia che dal 1 gennaio del prossimo anno, per andare in pensione, dovremo avere 66 anni e 7 mesi e nel 2050 occorrerà averne 70 e
46 anni di contributi. Quindi, ma ce l'avremo mai questa benedetta pensione? Pubblicità. Allora, professor Boeri, abbiamo letto oggi che dal 1 gennaio del prossimo anno si potrà andare in pensione a 66 anni e 7 mesi e nel 2050 occorrerà averne 70 con 46 anni di contributi. Le tornano i conti? Beh, questi sono degli aggiustamenti automatici che avvengono in base alle proiezioni demografiche e alla speranza di vita, quindi siccome si allunga la vita è normale che ci sia uno spostamento verso l'alto anche della vita lavorativa. Quello che era successo nel nostro paese, che ci aveva portato ad una situazione in cui il sistema pensionistico non era più sostenibile, che era avvenuto esattamente il contrario, cioè si allungava la vita ma si accorciava la vita lavorativa, e questo chiaramente alla lunga diventa insostenibile, perché come sapete il sistema pensionistico funziona che chi lavora paga la pensione a chi è in pensione. Se si lavora meno e si sta in pensione più a lungo, il sistema collassa. In questo modo vengono degli aggiustamenti automatici molto graduali, quindi le persone hanno tempo in qualche modo di prepararsi. Lavoreremo fino a 90 anni tra un po', anche perché milioni di italiani si chiedono se mai avranno una pensione. Lei li può rassicurare? L'incremento della vita non è una cosa di automatico. Noi abbiamo negli ultimi decenni avuto un incremento della speranza di vita veramente molto forte. Ogni decennio c'era un incremento di circa 2 anni e mezzo. Non credo che si potrà andare avanti allo stesso ritmo, quindi può anche essere che deceleri questa cosa, il che vorrà dire che non aumenterà anche il requisito per andare in pensione in modo così drammatico. Però c'è un problema legato a questa crisi, credo, di questi incrementi della speranza di vita su cui bisogna riflettere, ed è un limite, a mio giudizio, delle riforme che sono state fatte durante il governo Monti. Cioè, non sarebbe meglio che ci fosse una sorta di flessibilità allora in uscita, no? Ci sono persone che a 75 anni sono ancora nel pieno delle loro forze, delle loro energie, altre che anche magari per il tipo di lavoro che hanno fatto, a 65 anni sono più che pronti. Sì, io penso che ci debba essere una certa flessibilità nell'uscita verso la pensione, chiaramente nell'ambito di regole che sono sostenibili, perché non vogliamo gravare, perché se lasciamo andare le persone in pensione troppo presto poi graviamo con delle tasse molto pesanti sui giovani. Però è proprio un portato di questa crisi. Quello che è successo durante questa crisi è che abbiamo avuto da una parte una situazione del mercato del lavoro che è peggiorata in modo molto forte, dall'altro lato degli interventi di politica economica che hanno da una parte ridotto la durata dei sussidi di disoccupazione e degli ammortizzatori sociali e dall'altro lato allontanato l'età in cui si poteva andare in pensione. E il risultato di queste due azioni è che abbiamo alcune generazioni, quelle tra i 55 e i 65 anni, che si sono trovate in una situazione molto difficile. Ecco, io credo che su questo bisogna urgentemente intervenire. Il problema degli esodati è risolto adesso? Il problema degli esodati non è risolto del tutto, nel senso che c'è sempre un problema di rioccupazione di persone in quella fascia di età, e questo è un problema, credo, che è destinato, fin quando l'economia non riparte, a rimanere, e anche quando l'economia dovesse ripartire ci sarà sempre un problema per quelle fasce di età, e non abbiamo degli strumenti di contrasto alla povertà in quella fascia di età. Noi abbiamo degli strumenti di contrasto alla povertà dai 65 anni in su. Dobbiamo invece è un problema più che di pensioni per queste persone, credo proprio di ammortizzatori sociali, di redditi minimi che bisogna dare a queste persone. Che non si sono trovati ancora. Non ancora. Ecco, posso chiedere al Presidente due precisazioni? Cioè, ormai è chiaro che a breve si adotterà questo modello di flessibilità sull'uscita delle pensioni. Lo ha confermato il Ministro del Lavoro Poletti, anticipando che verso settembre, quando si farà la legge di stabilità, dovrebbe partire questa legge. Ci può anticipare su che cosa si sta, come si può ipotizzare questa flessibilità? Ci sono delle chiarisco subito che l'INPS... La scuola di lavoro, insomma. Sì. Non ha potere legislativo, quindi non emana delle leggi. La sua idea. Noi ci limitiamo ad applicarle. Però rivendico per l'INPS, dato il patrimonio di dati di cui l'INPS dispone, il patrimonio di conoscenze, anche un ruolo propositivo. Difatti noi stiamo elaborando delle proposte che siano il più possibile organiche, che formuleremo entro l'estate, che lavorino sull'asse assistenza-previdenza, perché, ripeto, la priorità oggi in Italia è il contrasto alla povertà. Questo è il problema drammatico che noi abbiamo di fronte. E bisogna intervenire sulla povertà in quella fascia d'età in particolare, che oggi è poco protetta, 55-65 anni. Sono delle persone che, se escono dal mercato del lavoro, difficilmente trovano un'altra possibilità di impiego, non hanno più la pensione, non hanno però nient'altro. Però questo è il reddito minimo? Questo
io credo che vada gestito soprattutto con operazioni tipo reddito minimo, quindi bisogna dare uno zoccolo, che è quello che propone il Movimento 5 Stelle, no? Esatto. Beh, è un po' diverso, chiaramente ci sono diverse accezioni, ma certamente alcune delle proposte del Movimento 5 Stelle sono a mio giudizio da considerare. E dove si trovano i soldi però per un reddito minimo? Beh, chiaramente bisogna farlo molto bene, bisogna far sì che arrivi davvero alle persone che sono davvero in condizione di bisogno, quindi alla fine se si fanno con queste caratteristiche non costa così tanto, le stime si arriva, se concentrato soprattutto in quelle fasce d'età, per esempio se cominciassimo a partire per queste fasce d'età si può pensare a qualcosa che costi dell'ordine di un miliardo e mezzo. E sono delle risorse che si possono trovare risparmiando su altri fronti. Per esempio? Beh, ci sono, io credo che c'è un'operazione che andrebbe fatta proprio di armonizzazione dei sistemi, ci sono delle grandi asimmetrie, delle grandi iniquità che ne abbiamo cominciato a documentare anche dal sito dell'INPS, nei trattamenti pensionistici, gestioni speciali che hanno garantito dei vantaggi molto forti ad alcune categorie di lavoratori rispetto ad altre, ormai sono, sono in pensione. Poi ci sono delle inefficienze nel modo con cui viene gestito il sistema, noi abbiamo davvero uno Stato sociale che dà dei trasferimenti che spesso vanno a delle persone che ne sono meno bisognose, insomma, e non raggiungiamo mai davvero i più poveri. Quindi facendo tutte queste operazioni io credo che si possano trovare delle risorse importanti. Proprio è un'operazione all'interno del sistema di protezione sociale, senza dover andare a prendere risorse fuori. Senza dover Però bisogna fare le tasse. Un'operazione organica. Ecco, per questo noi diciamo vogliamo fare una proposta organica per diciamo, giugno, fine giugno. In cui affronteremo questi vari aspetti. Che sarà molto delicata, no, Bagnoli? No, io sono, sì, delicata, io sono anche un po', come dire, scettico. Scettico, spero di no, ma anche un po' terrorizzato, perché da giornalista che segue questi fatti ricordo che da 93 i 16 milioni di pensionati italiani hanno subito 7 riforme di pensioni, di regolamento previdenziale, di cui l'ultima, quella del governo Monti, che tutti ricordiamo, la riforma Fornero. La riforma Monti-Fornero è costata 80 miliardi di euro nell'arco di 7 anni. Cioè, tutto questo va benissimo perché sappiamo che la sostenibilità del sistema è a rischio perché c'è il PIL che non cresce, l'età media che si allunga, eccetera. Però è anche giusto che questo un popolo di pensionati debba avere un minimo di tranquillità. Insomma, io mi auguro che l'intervento del Presidente sia l'ultimo perché è un po' complicato vendere questa... Dobbiamo vedere anche nei dettagli che cosa sarà. Sono d'accordo, peraltro devo dire che i cambiamenti hanno interessato soprattutto i lavoratori e i lavoratori più giovani, quindi tutte le riforme che abbiamo avuto in questi anni hanno cambiato la situazione di chi era all'inizio della propria carriera lavorativa. Il grosso delle riforme si è concentrato su di loro, mentre le persone che erano più avanti con gli anni, anche perché erano maggiormente rappresentate, sono lasciate perché fuori. All'estero non però è così. Però io penso che oggi l'attenzione debba essere soprattutto sull'aspetto dell'assistenza, lo dicevo prima. Noi abbiamo questo problema. Tra l'altro è un problema anche di funzionamento del mercato del lavoro e in quel senso è anche un problema di giovani, perché quello che in Italia normalmente quello che avveniva è che la disoccupazione giovanile calava quando le persone lavoravano più a lungo. Durante questa crisi è successo qualcosa di diverso. Siccome c'è stato un forte calo della domanda di lavoro, noi abbiamo avuto che la disoccupazione giovanile è aumentata di pari passo col fatto che le persone venivano bloccate nel mercato del lavoro più a lungo. Quindi abbiamo bisogno di fare un'operazione di flessibilità in uscita nell'ambito di un sistema sostenibile. Contrasto alla povertà per queste fasce e poi chiaramente anche delle operazioni sul mercato del lavoro per i giovani che eliminino la precarietà. A proposito di riforma Fornero, alla fine vorrei chiedere, è stata una mannaia sociale come dice Salvini oppure ha salvato l'Italia dalla bancarotta? Beh, certamente bisogna ricordare e contestualizzare, eravamo in una situazione davvero di finanza pubblica molto difficile. A mio giudizio si poteva fare un'operazione probabilmente garantendo una maggiore flessibilità in uscita per evitare proprio di mettere insieme questi due aspetti che ricordavo prima. Abbiamo da una parte ridotto la durata degli ammortizzatori sociali e dall'altro lato abbiamo spostato l'età di pensionamento. Le persone sono trovate in mezzo e sono finite in una situazione di grande difficoltà. Però certamente qualcosa bisognava fare in quel momento. E quando il leader della FIOM Landini chiede di abbassare l'età pensionabile, siamo di fronte a delle richieste fuori dal tempo, fuori discussione? Beh, come sempre bisogna capire esattamente cosa vuol dire. Se lui vuol dire che si deve tornare ad un sistema in cui si può andare con una pensione piena prima,
Chiaramente questo vuol dire far pagare lo scotto a chi oggi lavora, perché vuol dire che sono tasse più alte, perché già oggi il nostro sistema pensionistico viene pagato con delle tasse che vanno al di là dei contributi che vengono versati. E tra l'altro da persone che hanno prospettive di avere delle pensioni molto più basse di chi è già in pensione oggi. Quindi un'operazione di quel tipo sarebbe, vorrebbe dire uccidere anche la possibilità di creare nuovi lavori. Se invece vuol dire far andare in pensione prima le persone che accettano però a quel punto di avere una pensione più bassa, questo si può fare? Io penso che in certi margini si possa fare un'operazione di questo tipo. Avremo qualche problema di negoziato con l'Europa, ma credo che si possa anche spiegare all'Europa. Perché avremo problema con l'Europa? Perché ci sono due problemi. Uno è il debito. Nel debito, se lei fa un'operazione di questo tipo e riduce le pensioni, cioè diciamo, il principio è questo, se lei prende la pensione per più anni, prende una pensione più bassa, però alla fine per quanto riguarda i conti, diciamo, previdenziali la cosa non cambia. Più trattamenti però più bassi per un maggior numero di anni a fronte di meno trattamenti più grandi. Nell'immediato, se delle pensioni, se più persone vanno in pensione perché dà questa possibilità, può avere un problema di disavanzo, di deficit pubblico. E come lei sa, l'Europa oggi controlla il deficit pubblico. Dovrebbe invece badare di più al debito. Io credo che nell'ambito di un negoziato a livello europeo sia possibile sostenere questa cosa e dire guardate, non guardate al disavanzo, perché sui conti previdenziali quello che conta è la tenuta nel lungo periodo. I conti previdenziali vanno giudicati così, non si può giudicare anno per anno. Però c'è un altro vulnus, Presidente, per quanto riguarda i conti previdenziali italiani e Bruxelles e quindi l'Eurostat. Cioè Eurostat conta la spesa previdenziale al lordo, quindi tasse comprese. Il problema è che l'Italia paga l'aliquota fiscale più alta di tutta l'area OCSE, addirittura nella media, se ricordo bene, è il doppio. Quindi vuol dire che noi siamo il paese che ha un'incidenza della spesa previdenziale maggiore degli altri, ma in realtà poi dovresti togliere le tasse che tornano al tesoro. Bruxelles su questo non ci sente, perché loro dicono noi contiamo al lordo. Lo so, però noi sulle pensioni paghiamo aliquote medie del 20-30%, la Germania niente. Si può negoziare? Io credo che Bruxelles di solito non ci fa dei problemi sul livello della spesa pensionistica in quanto tale. Di solito non entra nel merito della composizione del nostro Stato sociale. Io penso che sia squilibrato perché non dà abbastanza sostegno alle persone, non va a contrastare la povertà. E difatti noi siamo un paese che durante questa crisi ha avuto un'esplosione della povertà. La povertà assoluta è aumentata di circa un terzo in Italia. Questo è il vero problema. Quindi al di là di quello che dice Bruxelles. Sul fatto delle tasse, credo che la statistica importante da guardare è il cosiddetto tasso di rimpiazzo, cioè quanto del suo salario precedente viene sostituito dalle pensioni, quando uno va in pensione. Che uno faccia una comparazione al lordo, al netto delle tasse, la situazione non cambia. Il nostro paese è più generoso di molti altri paesi. Questa è la situazione attuale. Quindi effettivamente qualche problema ce l'abbiamo su quel piano. E quindi quando si potrà fare questa modifica? Quando ci saranno persone che potranno andare in pensione con una pensione più bassa, ma potranno andare in pensione prima? Questo ovviamente, ripeto, l'INPS non ha potere legislativo, noi faremo delle proposte, speriamo che le proposte vengano ascoltate, tra l'altro in questo senso voglio dire che io mi sento assolutamente zittito dal fatto di avere preso questo incarico, anzi penso che alcune delle mie idee, poi confrontandomi chiaramente con quelle di un collettivo di persone che hanno lavorato per anni su queste cose, possono avere ancora più forza. Quindi mi auguro che le nostre proposte vengano ascoltate, però noi possiamo limitarci a fare delle proposte. A mio giudizio, se si interviene bisogna fare un'operazione organica, quindi probabilmente bisognerebbe farla, non so, nell'ambito della legge di stabilità o in qualche altro provvedimento che affronti nel suo insieme non soltanto la previdenza, ma ripeto, credo che oggi il problema centrale sono gli ammortizzatori sociali più che la previdenza in quanto tale. No, volevo dire, uno schema di lavoro, Presidente, lo può dire, quello di suo pensiero, voglio dire, poi il governo lo cambierà e lo farà, ma come si può ragionare? Il 10% per ogni anno che uno anticipa, non lo so, il 2%? Beh, ci sono delle formule, anni, si chiamano attuariali, attorno alle riduzioni sono di vario tipo. Chiaramente dipende dalle condizioni che lei concede. Comunque le posso dire quali sono i principi generali su cui a mio giudizio bisogna muoversi. Da una parte maggiore flessibilità nell'uscita, e questo anche per quel problema del mercato del lavoro cui accennavo prima. Secondo, unificare le pensioni a livello individuale. Oggi abbiamo delle persone che prendono più pensioni, più trattamenti pensionistici e li hanno spezzettati su tante gestioni diverse. Bisogna facilitare l'unificazione, vogliamo un'unica pensione, sarebbe bello muoversi in questa direzione.
La terza cosa è l'armonizzazione, cioè abbiamo delle differenze di trattamento molto forti tra diversi, e le stiamo documentando. Sul sito dell'INPS oggi abbiamo messo una scheda su, per esempio, i dirigenti industriali, poi avevamo fatto una scheda invece sui piloti. Ecco, andremo avanti a documentare queste differenze, vorremmo che ci fosse più equità. È proprio un'operazione di equità prima che di cassa. Cioè, noi vogliamo... arriviamo, mi scusi se la interrompo, alle cosiddette pensioni d'oro, no? O no? Perché intanto vorrei equità. Che lei ci spiegasse che cos'è una pensione d'oro, di che cifra stiamo parlando. Io non ho mai usato quel termine, penso che sia un termine per certi aspetti controproducente. Io credo che la cosa che bisogna guardare soprattutto è la differenza tra quello che uno riceve come pensione e quello che uno ha versato durante l'intero arco della vita lavorativa. Ci sono dei trattamenti pensionistici che non sono minimamente giustificati da quello che uno ha versato. E proprio questo è quello che noi stiamo mettendo in luce. Per esempio, nella scheda che abbiamo messo oggi sul sito mostriamo come molti dirigenti industriali abbiano delle pensioni che sono il doppio di quelle che sarebbero giustificate sulla base dei loro versamenti contributivi, perché versavano dei contributi bassi e avevano un trattamento... Ma io credo che al di sopra di un certo importo delle pensioni potrebbe essere necessario intervenire. È chiaro che non è mai bello intervenire su dei trattamenti in essere, però... Quali sono quando i diritti? Quando è certificato che uno ha una pensione molto più alta di quella che si meriterebbe in base ai contributi che effettivamente ha versato, potrebbe essere necessario intervenire. Allora però le posso chiedere, quando lei dice oltre una certa soglia, che soglia potrebbe essere? Non so, 5.000 euro lordi? Quello che voglio dire, voglio, due cose. Primo, perché al di sopra di una certa soglia? Perché quando si è poveri, e magari si è avuto grandi periodi di disoccupazione, salari molto bassi per tutta la vita, è naturale che la pensione sia al di sopra dei contributi, perché c'è un intervento assistenziale. Noi abbiamo deciso di aiutare queste persone che magari per circostanze sfortunate, poi sono anche molte donne, per esempio, che hanno avuto periodi di maternità, poi hanno delle carriere discontinue, quindi arrivano all'età di pensionamento e hanno delle pensioni troppo basse. Allora, queste persone le vogliamo aiutare, quindi anche indipendentemente da quello che hanno contribuito, vogliamo dare a loro una pensione più alta. Quindi questo è un principio. Però se parliamo di pensioni relativamente ricche, allora lì guardare la differenza tra quello che uno ha versato e quello che riceve è importante, perché la mia, non so, devo dire, la definizione, si parla di diritti acquisiti. I diritti acquisiti sono tutti diritti acquisiti, perché siamo in un mondo in cui tutto in principio è un diritto acquisito. Ecco, a mio giudizio una definizione propria di diritto acquisito nel campo previdenziale è quello che io ho versato. Io, versando quei soldi, perché... I versamenti, i contributi sono una forma di risparmio. Quindi quello determinerà poi la soglia oltre la quale? Ci faccia capire, no? Tu hai capito? No, non solo. No, ci sono due principi. Il primo deve essere quello che deve essere al di sopra di un certo importo che chiaramente andrà stabilito, bisogna fare un po' di calcoli. Ma lei si sarà fatto un'idea, no? Beh, non ancora, perché davvero mente sono... sapendo di mentire, ma insomma capisco che non me lo voglia dire. No, sapendo di mentire, davvero è difficile fare, bisogna anche capire... la cifra di 3.500 bisogna fare queste scelte nell'ambito cifra... anche di vedere cosa bisogna andare a finanziare. Uno vuole minimizzare questi interventi e li deve fare proprio semplicemente nella misura in cui servono a finanziare delle misure di contrasto alla povertà. E quindi bisogna fare il meno possibile. Ma i 3.500 euro bisogna partire dalle pensioni netti, non mi ricordo più. Però il punto l'ordine centrale è che il principio non è soltanto prendersela con le pensioni più alte, ma prendersela per le pensioni più alte sulla deviazione tra quello che loro percepiscono e quello che dovrebbero percepire alla luce dei contributi versati. E questo è il principio. Il principio chiaro, non è chiara la cifra. Beh, la questo soglia lo saprete dopo metà giugno, quando avremo la proposta completa. Questo certamente anche questo farà parte. Ma non va bene, no, le 3.500 euro proposte dal governo, nell'idea del governo vanno bene o no? Io non ho visto nessuna proposta del governo sui 3.500 euro. Per è uscita questa cifra come quota iniziale per poi muoversi in modo scalare. Io non l'ho vista. No, nel momento in cui la vedessi la discuterei, ma io non l'ho vista. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché dicevamo prima che Tito Boeri ora si occupa a tempo pieno dell'INPS, ma se ne occupava molto anche prima da economista. Guardate. L'INPS non è mai stata in grado di mandare un rendiconto a tutti i lavoratori sullo stato dei loro versamenti e non è mai stata in grado di fornire una previsione sulla pensione che ciascuno può attendersi in futuro. Eppure, l'INPS possiede le informazioni sui versamenti individuali, conosce meglio di chiunque le norme che si applicano a ogni futuro pensionato, è in grado di fare una stima delle carriere di ogni individuo, sa qual è l'algoritmo che lega i contributi di ciascuno alla pensione a cui avrà titolo.
sono conoscenze e calcoli complessi per la maggior parte delle persone, non per un'istituzione depositaria di tutte le conoscenze necessarie allo scopo. Che i lavoratori possano avere un beneficio da questa conoscenza è ovvio. Avere un'idea la più precisa possibile della pensione consente a ciascuno di pianificare i propri risparmi. Se è troppo bassa, si può decidere di partecipare a un fondo pensione, lavorare di più, risparmiare di più e non trovarsi a dover stringere la cinghia o anche peggio da vecchi quando si scopre di aver erroneamente pensato di ottenere un assegno più elevato. Ma l'informazione è cruciale anche per la solidità del sistema pensionistico. Se i lavoratori non accumulano abbastanza risparmi perché credono che avranno una pensione elevata, non saranno poi in grado di condurre una vita decente, obbligando lo Stato a intervenire per limitare l'indigenza. Una classe dirigente degna di questo nome, un ministro responsabile, un presidente dell'INPS che interpreta bene il suo ruolo, avrebbero già messo ciascun lavoratore nelle condizioni di sapere con quanto andrà in pensione. Questo scriveva l'economista Tito Boeri il 10 dicembre 2013 sul sito lavoce.info. Adesso il presidente dell'INPS è lui. Allora, presidente Boeri, accoglierà la richiesta del professor Boeri? Assolutamente, siamo già impegnati, stiamo già facendo una sperimentazione. Partiremo innanzitutto con i lavoratori dipendenti del privato, del settore privato, poi allargheremo la gestione separata e infine ai dipendenti pubblici, ma partiremo con questa operazione che darà la possibilità a tutti i contribuenti di avere delle proiezioni di quella che sarà la loro pensione futura. E l'invito, che tra l'altro ne vorrei approfittare di questa trasmissione per dire a tutti di prendersi il PIN, perché sarà molto più facile fare questa operazione collegandosi al sito dell'INPS e attraverso il proprio PIN, perché si potrà anche cambiare alcuni dati e vedere che cosa succede se, non so, il proprio stipendio cambia. Quindi è molto meglio farlo in quel modo. Agli altri farlo manderemo online, comunque, insomma, una lettera a casa. Professor Boeri, devo però ricordare che qualche anno fa il suo predecessore Mastrapasqua disse: se i giovani precari sapessero la verità su quanto avranno di pensione, rischieremmo una rivolta. Lei la verità la vuol dire qual è? Io penso che questa fosse una forma di ignavia di Stato. Io penso che invece bisogna informare i cittadini, è fondamentale che sappiano su quanto potranno contare e quindi è davvero, e possano pianificare il proprio futuro. Quindi bisogna assolutamente dare questa informazione, per quanto dolorosa in alcuni casi possa essere. Io sono poi convinto che molti invece troverebbero anche motivi di ritenere che poi non è così drammatica la situazione per certi aspetti, perché le regole del contributivo sono delle regole più stringenti, che sono meno generose di quelle precedenti, ma se uno lavora più a lungo può ricostruire una pensione anche più elevata. Il fatto di lavorare più a lungo permette a uno di ricostruirsi una pensione più elevata che con le regole del retributivo. Quindi ci sono dei margini per poter in qualche modo difendersi da questa situazione. Diciamo, verrebbe da dire... Prima lo sai, meglio è, ovviamente. Esatto. Sì, ma verrebbe da dire che intanto un lavoro bisognerebbe averlo, no? E a questo proposito, proprio l'INPS l'altro giorno ha detto che nei primi 20 giorni di febbraio 76.000 aziende italiane hanno chiesto lo sconto fiscale per le assunzioni secondo il Jobs Act. Questi qui sono nuovi posti di lavoro? No, non abbiamo ancora delle statistiche accurate. Come dicevo in quell'occasione, noi abbiamo bisogno ancora di un paio di settimane per avere un quadro più preciso della situazione. Queste sono soltanto delle imprese che hanno chiesto il codice per poter fare questo tipo di assunzioni. Tra l'altro non sappiamo neanche se sono assunzioni nuove o se sono delle trasformazioni di contratti in essere. Quindi è troppo presto per avere... Comunque il flusso con cui arrivano queste richieste è molto forte, fa sperare, però ripeto, prima di poter dire qualsiasi cosa credo sia prudente aspettare ancora 2 settimane. E il Jobs Act la fa ben sperare in una ripresa vera del mercato del lavoro? Il Jobs Act è un provvedimento chiaramente in cui io credo molto, che è quello del contratto a tutele crescenti, e spero che possa servire anche indipendentemente dalla decontribuzione. Sono le condizioni di contorno che forse vanno messe un po' a posto finché abbiamo un contratto a tempo determinato che è reso di fatto quasi un periodo probatorio di 3 anni, è difficile che il contratto a tutele crescenti possa attecchire. La proposta di fondo, la ragione di fondo del contratto a tutele crescenti è quella di ridurre la precarietà nel nostro paese e aumentare la produttività, perché si lega il lavoratore, si creano gli incentivi giusti a investire nella formazione. Ed era necessario abolire l'articolo 18?
Beh, nell'ambito di un sistema in cui le tutele sono crescenti, almeno in una fase iniziale, l'articolo 18 non poteva esserci, perché altrimenti l'idea è quella che noi vogliamo incoraggiare, almeno questa è la filosofia di fondo, delle assunzioni con dei contratti che sono fin da subito a tempo indeterminato. Se lei mette subito di fronte al datore di lavoro l'articolo 18, vuol dire che il giorno dopo che ha assunto un lavoratore con un contratto a tempo indeterminato e decidesse che, o capisse che aveva fatto un errore, dovrebbe pagare una somma molto alta. Questo era l'articolo 18. Quindi l'idea inizialmente, nella proposta che avevamo fatto inizialmente il professor Garibaldi ed io, prevedevamo che dopo un certo numero di anni l'articolo 18 fosse in vigore. Comunque il governo ha voluto fare una scelta più radicale in questo senso. Lei la approva alla fine però, no? Beh, io penso che tutto sommato il grosso problema della riforma è che manca ancora quel pezzo sui contratti a tempo determinato, e questo è una cosa su cui bisogna, e forse si poteva essere più coraggiosi anche nell'abolizione di alcune figure contrattuali atipiche, perché davvero noi dobbiamo porci l'obiettivo di cambiare il modo con cui si entra nel mercato del lavoro oggi in Italia. Grazie, grazie Presidente Boeri e buon lavoro, grazie Roberto Bagnoli, grazie spettatrici e spettatori. Linea Maruizio.